Come ti toglie l'energia un narcisista svuotandoti completamente? Frequentare un narcisista non è certamente facile. All'inizio tutto fila liscio, ti mostrerà il suo lato migliore, ma piano piano uscirà fuori il suo vero essere, la sua vera natura, la sua incapacità di stabilire un vero contatto con il partner. Non tutti si rendono conto di cosa avviene durante una conoscenza e frequentazione con un tale individuo, perché la manipolazione emotiva è anche visibile. Bene o male, sappiamo riconoscere, ma anche conosciamo le forme di manipolazione, dall'estorsione agli insulti. Purtroppo c'è un tipo di manipolazione molto nociva, la quale è difficile da individuare all'inizio ed è una trappola in cui ci si cade poco a poco, ed è il caso della relazione con un narcisista. Quando si ha a che fare con un partner narcisista, inevitabilmente si sprofonda in una spirale in cui si mescolano sentimenti come impotenza, frustrazione e rabbia. Infatti, frequentare una persona narcisista può essere estremamente pericoloso e faticoso, perché bisogna mettere da parte le proprie esigenze per soddisfare le sue. Ad un certo punto è giusto chiedersi: quando mi sono trasformata in questa persona così triste e amareggiata, perché non faccio più le cose che prima mi appassionavano? Perché mi sento in colpa quando provo un poco di felicità? Quando si ha a che fare con una persona molto egoista, è spesso e più facile lasciarle fare ciò che desidera piuttosto che tentare di fare in modo che si conformi minimamente alle norme sociali. Tuttavia, dal momento che è impossibile discutere e avere a che fare con persone di questo tipo, ti ritroverai ad adattarti al suo modo di essere. Come risultato, andrete sempre nei luoghi che sceglie questa persona. Vedrete sempre programmi televisivi che gli interessano e così via. Il problema è che il narcisista non apprezzerà questo sforzo perché ritiene che sia tuo dovere assecondarlo. Così la tua vita diventa molto frustrante perché dai tutto senza ricevere nulla in cambio. Non ricorderà mai ciò che fai bene e si concentrerà solamente e solo su dove hai sbagliato. Il perfezionista e il narcisista hanno molto in comune perché per entrambi qualsiasi cosa tu faccia sarà sempre insufficiente. Le loro aspettative sono realistiche e le loro regole impossibili da soddisfare. Non importa quanto duramente tenti, non sarai mai alla loro altezza. Questa persona si concentra solo sulle carenze, gli errori, ma non riconosce mai le virtù e le cose fatte bene. Come risultato, mantenere un rapporto di questo tipo può essere demotivante, al punto di influenzare la tua autostima, che viene costantemente calpestata. Un narcisista è intollerante per natura, ma il punto è che si fissa sulle imperfezioni degli altri senza considerare le sue. Con questa strategia riesce a manipolarti facendoti sentire inferiore. Il partner narcisista ama avere tutto sotto controllo, dato che il suo ego dipende dalle persone che lo nutrono. Si assicura che gli altri siano in grado di soddisfare le sue richieste, che andranno sempre aumentando. Infatti, il rapporto con la persona narcisista è simile alla dipendenza, perché i livelli di dedizione e sacrificio che richiede crescono in modo sproporzionato. Il narcisista inizia a chiederti, con chiederti dei piccoli favori, fino al punto in cui puoi arrivare a consumare tutto il tempo che hai a disposizione, facendo in modo che rinunci a cose che sono importanti per te, solo per soddisfare i suoi piccoli capricci. Se non lo sai, ti farà sentire in colpa, manipolerà la tua capacità di provare empatia affinché tu ti faccia quello che desidera, anche ricordandoti continuamente quel piccolo favore che ti ha fatto una volta. Tuttavia, il lato curioso è che quando gli chiederai qualcosa non sarà mai disponibile e addirittura ti farà sentire male solo per aver osato pensare che potete occupare una parte del suo tempo, ed è probabile che ad un certo punto scopri che prima di prendere una decisione
ti chiederai cosa ne penserà quella persona. In pratica, non sei più tu a scegliere con i tuoi gusti e le tue esigenze, perché assumi i criteri e le esigenze del narcisista, sono più importanti dei tuoi. A questo punto si dovrebbe attivare un segnale d'allarme dentro di te, perché stai perdendo il senso di te. Il fatto che cerchino sempre attenzioni rivela che hanno un'autostima artificialmente elevata e necessitano dell'approvazione degli altri per sentirsi bene. Di conseguenza avrà sempre più bisogno di te di quanto ne abbia tu di lui. Per questo motivo punisce tutti coloro che sono intorno a lui, proietta sugli altri le sue insoddisfazioni e non vuole che siano felici. E ricordati, non ti chiamerà mai per ringraziarti per tutto quello che hai fatto e non sposterà le montagne per aiutarti e probabilmente non passerà mai tutta la notte ad ascoltare i tuoi problemi. Pertanto, l'unica strategia per trattare con un narcisista è quella di allontanarsi il prima possibile per riprendersi in mano e riappropriarsi dalle proprie energie e dalla tua essenza prima che sia troppo tardi. Scappa. Scappa molto velocemente, perché tutto ciò che farai, tutto ciò che dirai non sarà mai abbastanza, non andrà mai bene, sarete sempre, sempre in difetto, vi farà sempre sentire in colpa e a un certo punto, alla fine, direte: e mi auguro, basta. Perciò, se vi trovate in questa situazione e siete arrivati al punto di dire basta e avete bisogno del mio aiuto con l'ipnosi, contattatemi alla mia email paolafendi@gmail.com. Un bacio a tutti e al prossimo video.